la posta in gioco, cioè la mafia che entrava in politica, ma abbiamo a che fare, non dico con tutta una classe dirigente mafiosa, ma comunque con un pezzo di classe dirigente che altro non è che un ceto criminale che si è fatto classe dirigente. Se questo abbiamo di fronte, ecco perché occorre che l'Italia, diciamo, per bene, quella che voi qui rappresentate, i pezzi, diciamo, di informazione, di magistratura, di uomini dello Stato, ma di uomini della società civile che hanno consapevolezza di questo, non possono, direi, neanche consentirsi il lusso di fare un passo indietro, devono fare un passo avanti. È la ragione per la quale molti di noi partecipano a iniziative come queste, come sto facendo oggi io, magari scrivono un articolo, rilasciano qualche intervista o scrivono qualche libro che a qualcun altro dà fastidio. Grazie.